Bentornati a Una Finestra sul Mondo. Siamo giunti alla quinta puntata e oggi ovviamente parleremo di un altro argomento, un argomento molto attuale, ossia della plastica. E sì, perché è un tema di cui si parla spesso, soprattutto legato al tema dell'ambiente, dell'inquinamento. E anche noi vogliamo fare un piccolo approfondimento. L'Unione Europea ha deciso di togliere dal mercato tutti i prodotti in plastica monouso. Facciamo alcuni esempi: le posate, i piatti, le bottiglie, tutti i tappi di plastica, eccetera. E tutto questo entro il 3 luglio, praticamente, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea dovevano adeguarsi a questa direttiva. Ma perché l'Unione Europea ha deciso di fare questo? Perché c'è un grande obiettivo molto ambizioso, ossia entro il 2025 ridurre del 50% i rifiuti plastici nelle acque. Perché pensate che esistono purtroppo delle grandi isole di plastica. Per esempio nel Pacifico c'è un'isola di plastica che si estende per 700.000 km quadrati. E insomma, perché succede tutto questo? Perché abbiamo un sistema di smaltimento rifiuti che non è completamente efficiente. Pensate che il 60% della plastica finisce in discariche o in inceneritori invece appunto di essere riciclata, e quindi poi ovviamente questo va a finire nei mari, va a finire nell'ambiente. E poi pensate anche alle conseguenze della produzione della plastica. Vengono emesse 400 miliardi di tonnellate di CO2 per produrre appunto la plastica, e tutto questo provoca grandissimi danni all'ambiente, provoca i cambiamenti climatici. E quindi insomma bisognerà adeguarsi e cercare di trovare delle soluzioni alternative. Ovviamente, rimanendo sul tema della plastica, parliamo delle bottigliette dove d'acqua, per esempio, no? Pensate che una bottiglietta di plastica ci mette almeno 500 anni prima di deteriorarsi. Quindi soprattutto mi rivolgo a coloro che non so perché buttano nell'ambiente, no, i rifiuti, eccetera. Pensate che se voi buttate nell'ambiente una bottiglietta di plastica, quella bottiglietta lì rimarrà lì per almeno 500 anni. Quindi insomma, pensiamoci due volte prima di fare una cosa del genere. E poi ricordiamoci che anche l'acqua nelle bottigliette di plastica è dannosa pure per la nostra salute, perché pensate, secondo alcuni studi, la plastica rilascerebbe delle microparticelle appunto plastiche, che queste vanno a finire nell'acqua, e quindi noi ci beviamo plastica e acqua praticamente. Quindi insomma, sarà meglio che, o se possiamo, beviamo l'acqua del rubinetto, oppure acquistiamo l'acqua nella bottiglia di vetro. Però bisogna dire che noi italiani siamo i maggiori consumatori di acqua in bottiglia, e quindi davvero cerchiamo di trovare delle soluzioni alternative. E poi c'è anche un altro problema, che l'Italia è il maggiore produttore di plastica in Europa. Pensate che solo sul nostro paese ci sono circa 10.000 imprese che danno appunto lavoro a 162.000 persone, quindi veramente è una grande produzione di plastica. E noi abbiamo fatto questa domanda, insomma, appunto cercare di capire come dovranno fare da ora in poi i produttori di plastica italiani, come dovranno riconvertirsi, no? Abbiamo fatto questa domanda al mercato, e come sempre il nostro inviato è andato un po' in giro al mercato di Rivarolo, ha fatto un po' di fatica questa volta, ma comunque siamo riusciti a intervistare un po' di persone, e vediamo un po' cosa è successo. È d'accordo con la scelta dell'Unione Europea di mettere al bando la produzione di plastica usa e getta? Tra virgolette, non lo so, sono sincera, non voglio esprimermi, perché comunque... Sì, molto, perché giustamente di plastica ce n'è troppa, e quindi cioè, comunque tutto il mondo ne sta patendo, ed è giusto che venga eliminata. Io assolutamente, nel senso che sono molto a favore di queste cose, ne parlo anche spesso con i miei amici... Questione di discussione continua, ecco. Certo, sono d'accordo, perché il nostro pianeta sta inquinando, e tuttora nei mari è pieno di plastica, e devono trovare delle soluzioni per cercare di contenerla.
di fare il possibile per cercarla di non metterla più in ambiente, perché stiamo cercando, sta rovinando il pianeta. L'Italia è uno tra i maggiori paesi produttori di plastica. Secondo lei come dovrebbero organizzarsi i produttori di plastica italiani? Dovrebbero iniziare a fare come molte delle aziende, tipo ad esempio il McDonald's aveva tutto plastica, invece adesso incomincia ad avere la carta. Sì, ok, si rompono più facilmente, però comunque per l'ambiente è molto meglio, perché si vede anche nei mari tutto, quando tirano su c'è più plastica che pesci che trovano, quindi è molto meglio eliminarla. È adeguarsi più che altro, perché non è una scelta, direi che è una cosa fondamentale, e quindi diciamo che vengo anche dall'Accademia, quindi sull'utilizzo, la sperimentazione, lo studio di nuovi materiali ce ne sono tanti, di diverso tipo, anche da frutta, quindi direi che si dovrebbero spostare in quella direzione, perché quello che richiede il pianeta e quello che richiediamo noi è questo, quindi si devono solamente adeguare. Questa è una bella domanda. Dovrebbero secondo me prendere spunto da altri paesi. Io adesso ho visto su internet, non mi ricordo bene il paese dove ho visto questa pubblicità qui, ma hanno costruito delle reti in fondo ai fiumi per contenere appunto la plastica. O anche adesso una specie di cestini che raccolgono in mezzo all'oceano, in mezzo ai mari, che raccolgono la plastica, che qui da noi secondo me non hanno ancora, sì, non ci sono ancora, perché se andiamo nei mari è ancora pieno, troppo, ce n'è ancora troppa. Sinceramente non lo so, perché comunque non è che sono molto esperta, però certo che se ci fosse meno plastica in giro ci sarebbe meno inquinamento, soprattutto anche nei mari, quindi perché la gente secondo me non bada a queste cose, e onestamente l'ambiente insomma va rispettato. Secondo lei riciclando la plastica si potrà ridurre drasticamente l'inquinamento? Il problema è che non funziona, nel senso non viene effettivamente riciclata, ora non mi ricordo le percentuali che ho letto, ma solamente sì, una grande parte di quello che giunge alle discariche viene riciclato, non pienamente, ma una buona parte, ma il problema è che quello che arriva alle discariche è veramente poco, quindi bisogna proprio eliminarla. Quello no, però diciamo che può dare un buon contributo. Diciamo che la plastica dovrebbe essere riciclata, cioè non usi e getta, perché comunque c'è tanta immondizia in giro, secondo me. Se si ricicla comunque più plastica, secondo me ci sarebbe meno danni nell'ambiente. Sì. È la causa principale. Come si potrebbe limitare l'uso della plastica? Sì, appunto, cercare di fare il più possibile prodotti usa e getta e non di plastica, anche perché adesso tutti i contenitori, ad esempio anche solo della frutta, sono tutti nella plastica. Cercare di togliere la plastica e di usare altro materiale. Riciclarla il più possibile. Cioè, anzi, io eliminerei anche i contenitori di plastica, sono sincera, perché c'è tanta immondizia, perché la gente si ricicla, però non, secondo me non fa neanche un uso corretto, cioè compra tanta roba di plastica, cosa che comunque si potrebbe prendere anche altre cose. Ovviamente sta nella persona in sé non comprarla più e andare a comprare ad esempio quei piatti che comunque sono riciclabili, oppure quei piatti di plastica ma che puoi risciacquare, cioè che si possono limitare molto l'uso della plastica. Innanzitutto con delle leggi che impediscono l'utilizzo, se non sbaglio è stata emanata una legge che impedisce l'utilizzo di plastica usa e getta nelle spiagge, lungomare, bisogna spostarsi molto in questa direzione, perché molte volte si capiscono solo se ci si sbatte la testa contro il muro, quindi secondo me bisognerebbe proprio imporre delle leggi dall'alto, in modo tale che chi non si vuole adeguare si deve per forza adeguare. Le bottiglie di plastica contengono delle microparticelle dannose per il nostro organismo. Legge generalmente acquista bottiglie di plastica e perché? No, perché abbiamo la caraffa con il filtro, quindi noi la prendiamo direttamente dal rubinetto, quindi l'acqua nelle bottiglie di plastica non la prendiamo. No, io ho la mia bottiglia, quella che tengo normalmente, che si può risciacquare, e metto l'acqua lì dentro, non compro più le bottigliette. No, in realtà da anni, fin da quando sono piccolo, non acquistiamo più l'acqua al supermercato, ma beviamo quella del rubinetto. Poi so che molte persone, chi magari ha problemi di acqua non molto buona a casa, utilizza delle caraffe filtranti. No, io no, in vetro, tutto in vetro. In plastica acquistavo
due o tre anni fa e poi sono passata al vetro. Bene, siamo tornati in studio e adesso vediamo un po' di commentare le risposte alle domande che abbiamo posto ai nostri intervistati. Beh, allora, innanzitutto tutti sono d'accordo sul fatto che l'Unione Europea appunto abbia preso questa scelta di eliminare la produzione di plastica usa e getta, quindi questo trova tutti d'accordo. E poi propongono ai produttori di plastica di riconvertirsi. Ovviamente non è una cosa semplice, perché insomma non è che si riconvertisce un'attività da un giorno all'altro, però bisogna da qualche parte pure iniziare. E tutti rimarcano l'importanza del riciclo della plastica per ridurre ovviamente l'inquinamento, e poi si può limitare l'uso della plastica, per esempio emanando delle leggi specifiche oppure evitando di acquistare prodotti non riciclabili e appunto acquistare prodotti riciclabili al 100%. Quello che ci fa molto piacere è che nessuno acquista più acqua in bottiglia di plastica, preferendo la bottiglia di vetro oppure bevendo l'acqua del rubinetto. Quindi insomma questo ci fa, insomma, siamo tutti molto contenti e speriamo sempre di più di continuare così. Bene, vi ringraziamo, anche la quinta puntata termina qui, noi ci rivediamo la prossima settimana e buona settimana a tutti. Ciao!